Radio Raccontiamoci al Piccolo Museo della Poesia Chiesa di San Cristoforo a Piacenza. Luigi Cannillo, poeta, oggi presenterà il suo nuovo libro. Buongiorno. Buongiorno a tutti, alle ascoltatrici e agli ascoltatori, e grazie per questo spazio. Allora, Radio Raccontiamoci fa cultura. Radio Raccontiamoci vuol dire raccontare, quindi mi piacerebbe, la chiamo Luigi, come mi permette di chiamare tutti i poeti, di raccontarmi in primis Luigi, poeta, quando succede questo incontro, quando la poesia si è innamorata di lei o lei si è innamorato della poesia. Beh, le radici dell'innamoramento della poesia, o meglio, di quando ci si invaghisce, sono molto lontane. Di solito nell'età dell'adolescenza o perfino prima cominciamo a riempire dei fogli, a riempire dei quaderni. È, diciamo, un amore adolescenziale che, se le cose procedono, si sviluppa in un amore a mano sempre più maturo. Non un matrimonio facile, diciamo, spesso un divorzio, ma comunque un contatto È un continuo. continuo andare e tornare con Sì. questo amore. Parlavamo prima delle sue origini, dicevo origini pugliese, poi milanese. Che cosa ha preso da questa sua terra, diciamo, in cui ha vissuto? Mio padre era pugliese e da lui ho preso la pigrizia, direi. E mia madre era romana e da lei ho preso la schiettezza, perché era una donna molto schietta e diretta. E poi però sono nato a Milano e quindi da Milano ho preso qualcosa che forse non mi sarebbe stato innato, e cioè l'essere pragmatico, andare contro quella dose di pigrizia che comunque mi è sempre rimasta e che affiora spesso anche durante la giornata, e cercare di realizzare. Perfetto, senta Luigi, io ho un po' guardato la sua produzione, la parola cielo è quella che si ripete nei suoi titoli. Anche oggi facciamo vedere se ce l'ha il libro che presenterà, diciamo il titolo, Between Winds and Skies, quindi tra le finestre e i cieli. Cos'è il cielo per lei? Between Windows and Skies, che presentiamo oggi, è una autoantologia pubblicata negli Stati Uniti in doppia versione. Sono in tutto 30 poesie, sia in italiano che nella traduzione inglese di Paolo Belluso, e con la nota introduttiva di Luca Ariano, che oggi è con me e mi presenterà e che ringrazio sempre. Qua nel titolo ci sono due elementi, la finestra e il cielo. La finestra è un collegamento in qualche modo con il nostro interno o con il nostro quotidiano, con il luogo in cui facciamo base. Il cielo è l'aspetto metafisico, immaginario, sconfinato e lontano. Le due cose, nelle varie vite convivono. A volte ha più peso una, a volte ha più peso l'altra. Ma nel titolo, questo between, tra l'una e l'altra, c'è questo spazio in cui avviene tutto. Si osserva, si vola, si circumnaviga, e si vive anche nel quotidiano. Quindi 30 poesie che stanno tra questa finestra e questo cielo. Le chiedo se ha voglia di darci un'anticipazione e di leggere a chi ci ascolta una sua poesia. Sceglierò la poesia che è in quarta di copertina e che in qualche modo è relativa ad alcune presenze che si aggirano nel libro e nelle poesie, e che sono come ospiti segreti per noi. Li ospitiamo anche se non esistono più. Non ritornate più, ospiti segreti, come radice che riaffiora a distanza. La vostra casa è altrove, l'epoca dell'assenza e il respiro dei viventi non si annullano, circolano invece qui saldati, non le care presenze, le reliquie, ma una rete di angeli ostili a stordire le caviglie e il sogno. La sostanza sopravvive alle creature nella visione. Insiste a custodire la specie estinta e la reincarna. Chiedevo a bassa voce: Padre, mostrami la cicatrice, la guerra. Ma il panno non si è sollevato allora. Le
la mano scostata dall'offesa. L'alleanza sta affiorando adesso. Il segno incide fresco la mia pelle. Io ringrazio Luigi Cannillo. Adesso ci sarà la presentazione, ricordo, qui al piccolo museo, Chiesa di San Cristoforo, Museo della Poesia di Piacenza, l'unico museo al mondo, e quindi se ancora siete ancora in tempo per venire a ascoltarlo. Grazie. Grazie, o per ascoltarmi in questa versione. Sì. Sostieni la cultura e i nuovi scrittori. Partecipa al sapere sociale. Sostieni Radio Raccontiamoci. Basta una piccola donazione cliccando il tasto di Fondi Cultura sul sito radioraccontiamoci.net e farai parte anche tu di una vera community culturale.